Non ancora, la sua situazione? La flotta civile ha subito perdite dopo che Zalkoris ha sacrificato la sua nave per distruggere un cannone Geth. I capitani verranno colti dal panico se non sapranno che fine ha fatto il loro ammiraglio. Perché è così importante trovare l'ammiraglio? Pur essendosi opposto all'invasione, ha protetto eroicamente le nostre navi civili. Senza di lui, parte del nostro personale civile intende lasciare la flotta, con le conseguenze che puoi immaginare. Hanno perso un leader in una guerra che non volevano. Il loro volere è irrilevante, siamo in guerra. Perfino Zalkoris ha capito l'importanza della flotta civile. E senza una catena di rifornimenti, l'invasione è a rischio. Farò il possibile. Voi proteggete i civili. Non ti prometto niente. Le mie navi devono prepararsi all'assalto finale contro Ranok. Il canale è disturbato. Pare che Zalkoris sia precipitato vicino a una torre Jammer Geth. Dovrai disattivarla per contattarlo. Attenzione! I Geth potrebbero avere postazioni antiaeree intorno alla torre. Xen! Ammiraglio Xen! Speriamo che il pianeta sia più gentile nei confronti dell'ammiraglio di quanto non lo siano le macchine. Lo scopriremo. Siamo sotto attacco. I Geth hanno installato postazioni antiaeree vicino alla torre Jammer. Le disattiveremo a piedi. Andate le torrette, abbatti la torre. D'accordo, comandante, vi porto a terra. La mia gente è in esilio da secoli. Poter finalmente calpestare la terra dei miei antenati. Hai combattuto contro i Geth. Che tattiche utilizzeranno? La solita, più Geth. Prevedibile. Le macchine confondono sempre la superiorità numerica con la forza. Sono arrivati fin qui. Dobbiamo contattare Zalkoris via radio se vogliamo trovarlo. Raggiungiamo quella torre Jammer. Sei ferito? Sto bene. Fate attenzione alle mine. Laggiù, le postazioni che proteggono la torre. Uno di noi deve mettere offline quelle torrette antiaeree. Tali, tu pensa alle torrette. Ricevuto. Geth,
quelle due vicino alla torre. Ho capito! Ma certo, comandante. Sentito il mio messaggio, la mia richiesta di soccorso? Niente comunicazioni. Sei un soldato? Manutenzione. Dornast ha detto ai motori. Questo posto brulica di Get. Dovevi nasconderti. Ho provato a combattere per distrarli dagli altri civili. Ce n'erano così. Non avevo mai usato un'arma. Fermo, abbiamo del medigel. Ormai è tardi. Va e trova l'ammiraglio. Distruggi quella torre Jammer per contattarlo via radio. Lo troveremo, Dorn. Lo prometto. Per favore, ascolta. La flotta civile non voleva questa guerra. Se l'ammiraglio Goris pensa di avere una minima possibilità di salvarci tutti, e a mio figlio, dite a John che suo padre è arrivato sul pianeta natale. Lo faremo. Riposa in pace. Dornhast Vastranok. Raggiungiamo quella torre. Deve distruggere l'arma. Tali, voglio che ci pensi tu. Va bene. Dovresti pensare alla torretta Getty. Altri Getty. Pensiamo all'ultima. Get alle porte! Sì, comandante.
dei dati sulle torri gemelle. Potrebbero servirci. Chi deve disattivare l'arma, Shepard? Liberaci da quell'arma, Tali. Ci penso io. La navetta. Comandante Shepard, Dorn è morto, ammiraglio. Lui non... capisco. Sto arrivando con una navetta. Dove si trova? I superstiti del mio equipaggio hanno raggiunto uno spiazzo. Vi invio la loro posizione. Venga tu, ci vediamo laggiù. No, i Geth mi hanno tagliato fuori. Sento avvicinarsi un'altra ondata. Ci dia le sue coordinate. Lasciatemi qui, il mio equipaggio verrà presto sopraffatto. Anche lei. I miei uomini sono civili, Shepard. Saranno massacrati tutti. Devi salvarli. Ho bisogno di lei alla guida della flotta civile se vogliamo porre fine alla guerra. Con dei civili? L'intera mia specie si è condannata da sola. Ormai è troppo tardi per noi. Lo sarà solo se lei morirà qua giù. Non puoi pensare di poter fermare la guerra. L'unica mia certezza è che non posso farcela senza il suo aiuto. E gli antenati mi perdonino. Ti invio le coordinate. Arriviamo. Alle spalle! Al riparo! Via libera! Ammiraglio, forza! A bordo. Shepard, il mio equipaggio. Forse c'è ancora tempo. Pronto! Qui Zalkoris! Qualcuno mi riceve? Pronto! Dobbiamo andare. Spero trovino conforto nei cieli del pianeta natale.